Perché questo canale YouTube non funziona, o meglio, non funziona come dovrebbe? Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Questo video, innanzitutto, non è un modo per lamentarsi né di YouTube né del sottoscritto nei confronti di chi lo guarda, ma è prima di tutto la sintesi di una lunga live avvenuta qui sul canale e far emergere quelli che sono i punti principali utili soprattutto a chi vuole aprire o gestire o migliorare il proprio canale YouTube. E allora parto da quelli che sono i miei errori o quantomeno alcune riflessioni sul mio canale per avviare una valutazione generale di come poter migliorare la propria presenza su YouTube. Punto numero 1. Cosa funziona su YouTube? Guardando un po' quello che si trova nei canali più strutturati, sia quelli generali che parlano di come fare un buon canale YouTube, ma anche su quelli più tematici relativi al settore musicale, ci sono alcuni elementi in comune che, per quello che è il mio modo personale di affrontare il mezzo, non ho mai portato avanti. Il primo è una certa ripetitività. Ovvero, ci sono alcuni video che potrei fare esattamente uguali tutti gli anni, oppure semplicemente aggiornando quei piccoli elementi che cambiano di anno in anno, però mantenendo inalterato il resto. Un esempio su tutti: è ancora possibile fare il DJ nel e ci metti l'anno prossimo? Perché uno degli argomenti più cliccati è sempre quello. Però è necessario che il video sia aggiornato, quindi ogni anno fai lo stesso video, e così ci sono tanti. Il video sui software del momento, i video sui software di produzione. Se guardi quelli che sono i video che funzionano di più sul canale, alcuni sono molto datati e sarebbe opportuno riaggiornarli continuamente, anche semplicemente dicendo più o meno le stesse cose. È una cosa che non mi va di fare per come sono fatto io, perché sarei il primo ad annoiarmi, però mi rendo conto che funziona e quindi non è detto che non lo faccia. E soprattutto è più importante dare un servizio utile e puntuale agli utenti che soddisfare il mio gusto personale. Un altro aspetto strettamente legato a questo è il marketing. Per far funzionare bene un canale YouTube bisogna avere un rapporto con il marketing leggermente più aggressivo, quindi invitare le persone ad iscriversi, strutturare una newsletter, dare contenuti gratuiti, cercare di agganciare il più possibile, richiedere continuamente l'indirizzo email, eccetera. È un approccio che a me infastidisce sempre da utente, perché mi sento continuamente bombardato, soprattutto al giorno d'oggi, sempre di più. Quindi un sacco di informazioni, un sacco di mail, un sacco di contenuti, un sacco di contenuti gratuiti, quando in realtà si vuole sotto sotto vendere qualcosa. Però mi rendo conto che queste strategie funzionano per fidelizzare l'utente, funzionano per legare sempre di più la persona al suo canale e magari funzionano anche per riuscire a vendere qualcosa, che se il contenuto è valido non è un crimine, anzi, ben venga. Quindi uno degli aspetti che potrei curare di più e meglio è sicuramente quello del marketing. È importante, prima di proseguire con gli altri punti, fare una piccola precisazione. Il canale, così come tutto quello che si fa online, deve essere coerente con se stessi. Non puoi fare qualcosa perché ti hanno detto che funzioni, ti hanno detto che devi fare così, eccetera. Il canale deve rappresentare quello che sei e come sei. E allora certe cose mi rendo conto che non mi appartengono o non mi apparterrebbero. Però di lì ad avere in qualche modo una tendenza, un modello, può essere utile per migliorarsi, per sicuramente affrontare certe anche difficoltà. Perché comunque più le cose le fai e ci lavori, e sicuramente migliori. Ciò che potrebbe funzionare o funziona meglio degli altri, sicuramente perché è più coerente con quella che è la loro essenza. E allora vado avanti con i punti. Dovrei migliorare la dinamicità dei contenuti. Il problema è che io sono un tipo un po' noioso, mi piace
parlare delle cause, delle conseguenze, parlare in maniera olistica. Io ho un approccio che definisco così al DJing, e quindi considerare un po' tutti gli aspetti insieme e come si intersecano tra di loro. Sono uno a cui piace parlare partendo dalle radici dei fenomeni, degli eventi, e quindi i discorsi si allungano, diventano un po' meno superficiali, ma anche un po' più difficili da seguire. E allora mi rendo conto che questo in qualche modo frena la diffusione del canale. È anche vero che migliorare con la dinamicità non è sbagliato, e allora anche questo ci lavoro sopra. Un altro aspetto è sicuramente il fatto che certe volte non faccio quello che dico. Mi pongo degli obiettivi, li rendo pubblici e poi però non li rispetto. E questo è un problema. E così come è un problema anche di non mantenere esattamente la continuità e la regolarità dei contenuti. Pubblicare sempre alla stessa ora, un format, mantenerlo stabile, eccetera, aiutano sicuramente la funzionalità del canale, sia per gli utenti ma anche per l'algoritmo. Ultimo, ma come al solito più importante, dovrei fare dei nuovi format e variare ancora di più la tipologia di contenuti. In questo canale si parla molto, ci sono appunto le lunghe live nel quale intrattengo un rapporto sicuramente piacevole con gli utenti, ci sono i video standard che, rispondendo al punto di qui sopra, ho trascurato in vari periodi e quindi mi sono tirato la zappa sui piedi da solo. Ho inserito da un po' di tempo anche un po' di musica, con risultati comunque soddisfacenti. Potrei sfruttare altri elementi, quindi un aspetto più tecnico o comunque entrare più nella tecnica e anche realizzare altri tipi di video, sicuramente più dinamici, sicuramente nel quale non si parla, ma si fanno vedere i prodotti, gli stili musicali, eccetera, e potrebbe essere utile. Quindi adesso non starò a concludere il video con altre promesse che potrei non mantenere, ma invito a seguire il canale in modo da vedere gli sviluppi e anche ti chiederei di commentare con quello che ne pensi su quelli che sono sia gli errori, se vogliamo, le mancanze di questo canale, ma anche su gli elementi utili che possono e di fatto fanno funzionare i canali qua su YouTube. Fammi sapere cosa ne pensi e a presto.